Oggi vedremo come inserire un ordine take profit per un'azione che abbiamo nel nostro portafoglio. Partendo dalla home del nostro account, andiamo su Portafoglio, scegliamo l'azione sulla quale vogliamo inserire il take profit, per esempio Eni, andiamo a cliccare sul pulsante Vendita e qui possiamo inserire i valori del nostro ordine. Se scegliamo un ordine con durata giornaliera, l'ordine rimarrà pendente fino alla fine della giornata di negoziazione. Se entro questo periodo l'ordine non viene eseguito, in quanto il prezzo non è stato raggiunto, l'ordine verrà cancellato alla chiusura della borsa. Nel caso in cui invece andiamo a selezionare la durata continua, l'ordine durerà fino a 90 giorni, a meno che non sia o eseguito o cancellato dalla borsa di riferimento. Procediamo per esempio con day order, limite. Ora dobbiamo inserire il nostro prezzo limite. Per quanto riguarda un ordine di vendita, il prezzo limite potremmo volerlo inserire a un prezzo maggiore rispetto al prezzo di mercato. Questo è assimilabile a un take profit, in quanto stiamo chiedendo alla piattaforma di andare a chiudere la nostra posizione in portafoglio se e solo se il prezzo dell'azione raggiunge un certo prezzo da noi prestabilito, in questo caso per esempio 9 euro. Nel caso in cui invece inserissimo un valore inferiore, per esempio 5, ok? Comunque un valore inferiore rispetto al prezzo attuale di mercato, ci ritroveremo in una situazione nella quale l'ordine verrà eseguito direttamente a mercato. Procediamo quindi con 9, quantità 150, nel caso in cui desiderassimo azzerare la nostra esposizione su Eni nel momento in cui le nostre condizioni venissero incontrate, e clicchiamo su Inoltre ordine. Otteniamo qui la nostra maschera riepilogativa dell'ordine con le commissioni stimate. Per procedere ad inserire l'ordine come pendente e lasciarlo in piattaforma, clicchiamo su Conferma. Possiamo vedere come l'ordine è stato inserito correttamente dalla barra qui sopra. Cliccando su Visualizza, possiamo andare a vedere l'ordine in sospeso. Nel caso in cui il mercato incontri le nostre condizioni, quest'ordine verrà eseguito e noi riusciremo così ad azzerare la nostra esposizione su Eni utilizzando un take profit.